Assessore Bondone, chiedo scusa, una sola domanda. Lei ha visto il servizio di Caserta CEI sulla questione dell'ambiente? Sì, sulla questione dell'ambiente, la protesta dei cittadini in merito a quale servizio? Di Caserta CEI, dove c'è stata la protesta dei cittadini che si trovano l'immondizia, i sacchetti sversati anche fuori dai contenitori e per molti giorni in giacenza, e hanno detto insomma che si sono rivolte anche a voi assessore, all'amministrazione. Chiedo scusa, a me non è arrivata alcuna notizia, mi è arrivata una notizia indiretta da parte di un'altra testata, e vorrei capire quali sono i punti, se sono punti critici sui quali operare. Prima stavo discutendo col capitano e col comandante Guarino proprio su questa necessità, perché sicuramente se ci sono sversamenti ci sono due ipotesi: o è uno sversamento che fa qualcuno di noi, quindi un cittadino non rispettoso delle norme, e va perseguito, o è qualcuno, come temo, ma lo dobbiamo dimostrare, che di fuori arriva e scarica. Come fai a capire qual è il meccanismo? Dipende da dove sta la situazione. Se è una situazione che sta più verso il centro, è difficile che sia un esterno, perché se devi camminare con un materasso e attraversare via Roma, forse qualcuno se ne accorge. Quindi è più probabile che, se sono materiali ingombranti e sono in periferia, e allora è un discorso molto più chiaro da impostare. Cioè occorre migliorare la vigilanza, e questo è un problema che va risolto avendo un piano di vigilanza. Io sono arrivato da poco e ho ancora molto da verificare. Però so sicuramente, avendo parlato con la Polizia Municipale, che ci stiamo dotando di servizi atti a avere una migliore percezione del territorio. Vorrei che mi fosse consentito di non essere più preciso, perché si tratta di attività di polizia giudiziaria e quindi dobbiamo anche avere un minimo di controllo. Datemi informazioni, cioè fatemi pervenire eventuali problematiche, perché finché io lo sento dire posso avere maggiore attenzione. E chiedo scusa, voi sei controllato? Una fotografia, per esempio, un rappresentante WWF è stato così intelligente da farci pervenire un'informazione immediatamente, anzi in realtà già stiamo girando con la Polizia Municipale a priori, perché stiamo verificando alcuni dati che ci sono stati forniti dal Ministero. I dati forniti dal Ministero sono, devo dire, confortanti, vanno letti in maniera molto attenta, non sono proprio dati sensibili, però diciamo, sono dati da tenere con discrezione, ma devo dire che finora la situazione non sono così gravi. Il punto indicato dal rappresentante WWF, dal dottor Gatto intendo, è lui che ci ha mandato questa comunicazione, ci ha fatto sostanzialmente, è arrivato il momento in cui avevamo già organizzato, perché l'abbiamo organizzato da tempo, questo servizio sul territorio. Siamo andati a verificare. In realtà, ma questo non significa nulla dal punto di vista dell'attenzione, il cumulo che era stato abbandonato. Si tratta, non è una discarica abusiva, è un abbandono illecito, sono due fattispecie diverse. Il punto in realtà giace più sul comune, anzi sostanzialmente sul comune di Giugliano, che non sul nostro, ma questo non significa che poiché sta Giugliano ce ne freghiamo, assolutamente no, anche perché c'è fortunatamente un servizio, pochi lo sanno, gestito direttamente dalla prefettura, che si chiama Strade Sicure, che coinvolge il personale dell'esercito e con cui ci siamo anche incontrati proprio facendo due servizi differenti, ma di tutela sul territorio.
Stiamo verificando insieme con i funzionari quali siano peraltro i responsabili degli altri siti indicati al Ministero, in maniera tale da andare a verificare se ci sono smaltimenti illeciti. Si procede secondo normativa, cioè io ti invito a rimuovere i rifiuti. Se lo fai, tutto bene, se non lo fai, bene lo stesso, lo faccio io e poi mi rivalgo su chi non lo ha fatto. La cosa importante è che bisogna, a mio sommesso avviso, rivedere proprio tutto il criterio di impostazione della gestione dei rifiuti. Ecco, l'unica cosa che le volevo dire, per avere un'idea del dossieraggio delle situazioni di Aversa, se lei guarda Caserta c'è, vedrà strada per strada tutti i rifiuti che ci sono. Questo mi pare una buona cosa, se però ce lo, come dire, ci date informazioni più precise, nel senso che ce lo documentate. Molti dicono abbiamo visto questo, però. No, ci sono video e foto. È data. È data, sì. Vabbè. C'è un'altra cosa che va aggiunta su quello che sul quanto era stato segnalato. Non erano elettrodomestici quelli che erano stati segnalati, ma erano carcasse, il che non significa che non sia un rifiuto, non significa che non sia in un luogo in cui non dovrebbe essere. Però una cosa è un elettrodomestico con tutti i suoi componenti potenzialmente nocivi all'interno, leggi un frigo che c'ha il motorino, il polmone di Freon. Altra cosa è semplicemente un involucro, una carcassa esterna.